campionato italiano trial è tornato in Valle d'Aosta dopo 2 anni di assenza per la disputa della terza delle 7 prove in programma quest'anno. Una gara andata in scena domenica 3 maggio ad Arnat, incantevole paese di Fondovalle, noto tra gli amanti della buona tavola per la raffinata produzione di lardo e di vini. È uno splendido weekend di sole e ha favorito sicuramente lo svolgimento di questa bella manifestazione, offrendo a piloti e pubblico scenari di incommensurabile bellezza. Ed è stata impeccabile la regia di gara curata dal motoclub polisportiva Paul Lane, che ha proposto come sempre sa fare una manifestazione di ottimo livello, che vedeva in concomitanza anche l'avvio dei campionati riservati alle categorie cadetti e juniores, gli ex mini trial, che hanno portato un totale di oltre 150 concorrenti a prendere il via davanti al municipio di Arnat. Molto bello il percorso di gara impostato su 2 giri con 15 zone speciali, tutte molto spettacolari, anche se magari facili, tracciato sui 2 versanti della valle e per questo inevitabilmente un po' troppo lungo. Ma questo particolare non ha impedito a un pubblico numeroso e appassionato di presenziare in quasi tutte le zone speciali. Ed è stata indubbiamente una bella gara quella di Arnat, con grande agonismo in tutte le categorie e con zone speciali che forse al termine qualcheduno ha reputato un po' troppo facili, ma questo non ha impedito una grande battaglia in tutte quante le categorie. E nella TR1 Daniele Mourinho si è imposto come terzo vincitore in 3 gare, ma l'equilibrio di prestazioni con Grattarola e Lenzi lascia intendere un campionato incerto fino all'ultima zona dell'ultima gara. Era da anni che non si vedeva una situazione simile nella massima categoria. Nella TR2 Simone Stalter si è riconfermato come favorito al titolo battendo Sassella e Cotone. Mentre la TR3 saluta il successo di Ismael Catalin, che ora può guidare una 125 e ha fatto vedere di cosa è capace. Successi sofferti invece per Andrea Sulie nella Master e per Martina Balducchi tra le ragazze della categoria femminile. Vediamo ora com'è andata, partendo come di consueto dalla massima categoria, la TR1, con i piloti impegnati sul difficile percorso rosso. Ecco, Maurino sale sulla pedana, un applauso a lui di incoraggiamento per una ottima gara. Vittoria attesa nella massima categoria nazionale per il vicecampione Daniele Mourinho in sella alla Gas Gas, unico tra i favoriti di quest'anno ancora a secco di vittorie. Partito con grande determinazione, Mourinho ha preso il largo già dalle prime zone speciali, accumulando un discreto margine, un margine che poi ha gestito fino all'arrivo. Infatti ha superato senza grossi problemi la seconda e la terza delle prove speciali del primo giro, che i diretti avversari hanno clamorosamente sbagliato, ponendo fin da subito un'ipoteca sulla vittoria finale in questa gara. E raccolti i meritati applausi, Daniele Mourinho ha proseguito per le restanti 12 sezioni, sbagliando pochissimo e comunque solo in quelle più impegnative. Mourinho è in zona. E questa strategia gli ha consentito di chiudere il primo giro in netto vantaggio con sole 11 penalità. E preso atto che le zone erano più spettacolari che non difficili, Mourinho ha trovato il suo terreno ottimale di gara affrontando il secondo giro alla sua maniera, ovvero offrendo al pubblico i suoi classici numeri di acrobazia. E al termine, con 2 soli piedi posati in 15 zone, Mourinho chiude in netto vantaggio la gara sommando 14 penalità complessive. Questa vittoria gli consente di salire il secondo posto in classifica di campionato a 4 punti da Matteo Grattarola. Mi raccomando, pettorale, assistente e pilota. E niente, oggi appunto sono partito bene, ho fatto bene le prime zone, dove Grattarola ha pagato un pochettino più di me e poi ho tenuto sui piedi l'ultimo giro, che non è stato facile. Lui è stato ancora più bravo di me perché ha girato a 0, io ho fatto 2 penalità e quindi la gara è risultata abbastanza facile. Gli organizzatori avevano detto che sarebbe stata molto difficile, mentre per noi è stata un pochettino facilina, diciamo. E nonostante questo io penso che sia stata una bellissima gara, hanno tracciato delle belle zone, e un bel tempo, tanta gente, perché ci voleva di nuovo le ultime gare, non c'era stato tanto pubblico.
Fabio Lenzi, che chiude col suo numero uno questo gruppo di partite. Ed è partita male la gara per il lecchese Matteo Grattarola in sella alla Scerco, uscito molto teso dalle prime tre zone in avvio di gara, dove ha lasciato a terra 10 punti di penalità. Convinto di poter recuperare, Grattarola prosegue senza più errori fino alla zona 8, dove però commette un'imprudenza in uscita che gli vale altri 5 punti di penalità, questa volta però impossibili da recuperare. Forse ancora troppo giovane per gestire la tensione di gara, Grattarola commette altri errori certamente evitabili per un pilota del suo livello, andando così a chiudere il primo giro con 21 penalità, comunque in seconda posizione provvisoria alle spalle di Maurizio. E preso atto che oramai la gara per lui era persa, Matteo Grattarola è comunque riuscito anche in questa occasione a dimostrare la sua grande capacità, superando tutte e 15 le zone speciali del secondo giro senza commettere il minimo errore. Certamente Grattarola è dotato di un talento naturale e lo sta dimostrando gara dopo gara. Ma la storia del trial ha insegnato, la bravura non è sufficiente, ci vuole una grande capacità di concentrazione che dovrà trovare per spiccare il salto di qualità. Al termine della gara Matteo Grattarola ha chiuso con 20 penalità al secondo posto, conservando la testa del campionato. Ma diciamo che ho fatto il primo giro con qualche errore di troppo, ho fatto 3-5 proprio alle prime due zone, vabbè, ci potevano stare alla seconda e alla terza zona, ma alla ottava zona non dovevo proprio fare quel 5. Vabbè, mi sono messo diciamo un po' di con impegno, ho cercato un po' di determinazione, sono riuscito a fare un giro a zero. Sono contento, la gara era stata molto bella, zone molto belle, spettacolari, anche se non c'era moltissima gente nelle zone del bosco, però è stato divertente.